Ciao a tutti draghi, io sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo a vedere il Dream Prime, uscito ormai da qualche giorno, non troppi in realtà, oggi dovrebbe essere il 18 marzo, giorno in cui esce questo video, non so chiaramente quando voi andrete a vederlo, ma insomma, questo è il giorno. Dal punto di vista estetico il Dream Prime è stupenda, non c'è nient'altro da dire, magari può non piacervi perché, boh, non vi piace quella sorta di corona che dall'alto o anche dal basso ricorda leggermente un cuoricino, ma è lei, ed è identica a Ildrin normale, quindi se avete Ildrin normale, beh, potete usare anche Ildrin normale, ma ecco la maestria, ho fatto una nuova build. Ci sono da dire delle cosucce su di lei, tipo dove droppare le sue relic, quali pezzi danno cose, vi dicendo. Quindi ci facciamo un bel video su di lei. Non ho altro da aggiungere in realtà, quindi vi lascio semplicemente alla sigla e poi iniziamo a parlare di Ildrin Prime. Non faccio il video troppo lungo, altrimenti poi nessuno lo guarda più. Ciao draghi! Durante la captura ho detto che Ildrin Prime è identica a Ildrin normale. In realtà ha tre cosette in più rispetto a Ildrin normale, che adesso andremo a vedere. Cerchiamo Ildrin normale, eccola qui. Intanto la Ildrin normale aveva 5 forme, mentre questa ne ha 4, quindi è un gran passo in avanti. Comunque abbiamo più salute, che francamente frega niente, più scudo e 0,05 velocità di scatto in più. Questa è la differenza tra Ildrin normale e Ildrin Prime. Questo è così con tutti quanti i Warframe. Non è che adesso ci siamo svegliati miracolosamente e Ildrin Prime doveva essere diversissima rispetto agli altri. Però, insomma. Andiamo a vedere subito le sue abilità, velocemente, perché tanto abbiamo già fatto un video a riguardo tempo fa. La passiva diventa invulnerabile per un momento dopo che gli scudi sono stati prosciugati. Questa abilità viene ripristinata quando gli scudi vengono totalmente ricaricati. Arrivate a zero di scudi, siete invulnerabili. Quando tornano al massimo si ricarica questa passiva, quindi potete nuovamente andare di prosciugamento di scudi e siete invulnerabili. C'era una build un tempo, non so se funziona ancora, con la chiave del drago smunta, credo, quella che diminuisce gli scudi, dove essenzialmente Ildrin aveva tipo 300 di scudi. E con la seconda abilità è facilissimo ricaricare gli scudi, quindi perdi gli scudi, premi 2 praticamente, torni full scudi e quindi è di nuovo questa passiva e sei di nuovo invulnerabile. Era una cosa caruccia. Bellfire, cariche sky e devastanti dardi di fuoco. Questa abilità è inutile, era brutta su Ildrin normale e brutta anche qui. Ragazzi, ci si può fare una build, per carità, ma a me non piace, veramente, io non so come altro dirlo, è veramente brutta. Pillage, sottrae una percentuale di scudi e armatura dai nemici per ricaricare i suoi scudi e sovrascudi. Rimuove inoltre gli effetti da Ildrin e dai suoi alleati. Questa abilità è tanta roba. Heaven, crea un'aura protettiva attorno agli alleati. I nemici che si avvicinano, al suo raggio d'azione chiaramente, subiranno danni. Infine la Aegis Storm, prende il volo e scaglia una pioggia di razzi Bellfire sul nemico. I nemici vengono lanciati in aria, creando un globo di energia ogni pochi secondi. Quando l'energia si esaurisce, vengono gettati a terra. Vi faccio vedere bene come funzionano. Ci sono anche delle meccaniche tra le abilità, praticamente, tipo che Pillage fa danno ai nemici con la mod specifica se la terza abilità è attiva. Adesso vi faccio vedere. Quella che vi mostro ora è la build che ho preparato per Ildrin Prime. L'ho modificata rispetto a Ildrin normale per darvi così un sentore in più di novità su questo canale. La maggior parte delle mod in realtà è più o meno la stessa, ho fatto piccolissime modifiche, tipo adesso c'è il Molt Augmented e c'è per un motivo. Il Molt Augmented a 250 kill arriva al 60% di potenza abilità, che è l'esatto numero che noi perdiamo da Overextended. Ho preferito mettere più portata per poter colpire più gente sia con l'Aven sia con il Pillage. Questa cosa ci permette essenzialmente di fare più danni e di recuperare gli scudi molto più velocemente. La potenza è inferiore rispetto all'altra build, che era tipo 298%, ma arriviamo a 302%, 322%,
pardon, matematica, 322% con il Molt Augmented al massimo. Ovviamente questa non è una build definitiva, potete fare quello che vi pare e piace. Ho voluto lasciare Adaptation per un motivo prettamente di gameplay. A me piace con Illdrin stare fermo sul posto, spammare la seconda abilità mentre la terza è attiva e far danno ai nemici, essenzialmente, stando immobile. Preferisco quindi Adaptation ad altre mod di difesa tipo il Rolling Guard, perché tanto non mi muovo, ok? Preferisco avere più resistenze ai vari danni, tanto gli scudi me li ricarico facilmente. Diciamo che al posto del Molt Augmented o dell'Arcane Barrier sarebbe stato carino il Resistance. L'Arcane Resistance ci permette di essere totalmente invulnerabili alla tossina al grado massimo. Illdrin Prime, come Illdrin normale, ha uno sputo di salute, come tanti Warframe in realtà, ok? Però tu non fai Illdrin Prime per metterti più vita o, boh, il Rolling Guard. Però il Rolling Guard, vabbè, diciamo che l'Arcane Resistance, se siete veloci, ve lo sognate, perché la seconda abilità, come dicevamo prima, rimuove gli effetti sia da Illdrin che dai suoi alleati. Quindi se vi arriva un tick di tossina addosso, cliccando due velocissimamente ve la togliete e non crepate lì sul posto, essenzialmente. C'è ovviamente il Blazing Pillage, che ci dà più scudi e ci dà fa danno ai nemici, essenzialmente. Questo quando la terza abilità è attiva. La seconda toglie gli scudi e le armature dai nemici. Bastano un paio di click, veramente, e il nemico più forte perde totalmente la sua armatura. Quindi è un'abilità, non dico definitiva, ma quasi. È bellissima, fa un botto di utility al team. Inoltre vi dà un botto di scudi. Con il Blazing Pillage vi dà ancora più scudi e farà danno ai nostri avversari. Ho voluto mettere il Condemn sulla prima abilità perché volevo provarla e c'è stato addio, nulla da dirci. Anche con la poca durata funziona abbastanza bene, 4 secondi e 30 sono più che sufficienti per shottare le mappe, essenzialmente, e anche questo ci darà più scudi, quindi non malaccio. L'Augur Secret in realtà è l'unica mod che mi sta un po' strettina in questa build. Ok per la potenza abilità, ma l'energia spesa in abilità si converte in scudi. Il problema è che noi non consumiamo energia con Illdrin, consumiamo scudi per attivare la nostra abilità. Quindi quella passiva dell'Augur Secret un pochettino se ne va a quel paese. Diciamo che ci sarebbe benissimo uno stretch, ok? Avere molta più portata. Fate voi. Tanto comunque in questo modo siamo a 240, arriviamo tranquillamente a 300% di potenza, che comunque è una signora potenza. Ci sta. Va benissimo anche così. Fate voi quello che preferite qui. Adesso, solitamente facevo vedere le abilità mentre leggevo le abilità, ma ve lo faccio vedere adesso perché le abbiamo già viste e quindi vi faccio vedere qualche chicchetta, se così si può definire, di Illdrin. Qua ci sono i soliti nemici. Non fate caso in basso a destra che dice che abbiamo zero di energia, perché, ripeto, Illdrin non può avere energia, ok? È semplicemente un bug grafico di qua dentro. Non vi farò vedere il Bellfire, non vi farò vedere la Aegis Storm, perché francamente, ragazzi, onestamente, cioè ci sono delle build che sfruttano l'Aegis Storm perché fa saltare in aria i nemici, ok? Però sono build diverse da quelle che utilizzo io. Rilasciano un botto di energia, come potete vedere. I nemici lanciano della Aegis Storm, però consumate anche una quantità folle di energia a causa anche della mia build, perché abbiamo il Blind Rage. Il Blind Rage ci... Devo togliere la Zenuric, mi hanno detto, perché la Zenuric non fa vedere l'energia consumata. Eccoci qua. Consuma 43 per ogni nemico. Quindi bisognerebbe fare una build totalmente diversa, full efficienza, tantissima portata e poca potenza. Questo va benissimo contro tutti i nemici tranne gli Eximus, perché gli Eximus sono immuni agli effetti. Quindi sì, voi siete là in aria, l'unica cosa che potete usare è la prima abilità per far danno ai nemici, che è inutile per far danno ai nemici, d'accordo? E quindi siete là fermi mentre vi picchiano quelli che non possono essere staggerati. Il modo di utilizzare il Illdrin Prime è essenzialmente lo stesso di Illdrin normale. Quindi, se attiviamo la seconda abilità, ci prendiamo i sovrascudi, la riattiviamo e tutti i nemici in mappa hanno perso
la loro armatura, tutti quanti, tutti quanti. Abbiamo anche il Condemn che con questa portata colpisce tutti. Colpisce tutti, cioè non c'è un nemico che no, non può non colpire qualcuno, abbiamo troppa portata. Attiviamo Laven che come vedete prosciuga pian piano la vita dei nemici. Se ci fossero degli alleati vicini gli daremmo degli scudi e dei sovrascudi, quindi aumentando la loro possibilità di non morirci male. Come vedete in alto a destra noi stiamo perdendo pian piano i nostri scudi, ma attivando la seconda siamo full. La riattiviamo. Siamo full. Siamo full. Avere poca durata è essenziale su Ildrin, perché fa in modo che l'estensione del pillage sia più veloce e torna prima a noi, essenzialmente. Quindi meno durata avete, meglio è. Guardate come riesco a spammare meravigliosamente ed essere plenamente full. Chiaramente loro sono fermi, d'accordo? Ma anche si muovessero, cosa pensate possano fare? Tralasciando che, ripeto, con questa portata, un solo colpo di Condemn, tutta la mappa è nostra. Tutta la mappa è bloccata, ok? Guarda, loro ci stanno colpendo costantemente. Ma gli scudi che riprendiamo sono talmente tanti, e non sto manco spammando tantissimo, sono talmente tanti che noi gli facciamo danno senza che loro possano effettivamente fare qualcosa. Mi avevano chiesto in live come mai non metto l'Archon Vitality. L'Archon Vitality, ogni volta che si mette l'effetto fuoco, ok? L'effetto fuoco viene applicato due volte dalle abilità. Se utilizziamo il Blazing Pillage, la nostra 2 farà effetto fuoco. Il problema qual è in tutto questo? Che l'Archon Vitality su Ildrin, raga, quanto è sbagliato. Cioè, va bene, faremo più danno, va bene, faremo molti più danni, perché metteremo banalmente il fuoco due volte con una singola abilità, quindi faremo il doppio dei danni. Vedere Ildrin con 740 HP, cioè, non lo so, non lo so, mi sa di sbagliato. Queste sono le relic per droppare Ildrin Prime. La Lit H8 ha i sistemi, la Meso P11 ha lo chassis, la Neo S17 ha le neurottiche, la Axi H6 ha lo schema. Dove si possono droppare queste relic? Ovunque nel mondo. Essendo un Warframe non Prime è possibile ottenere queste relic ovunque nel mondo. Voleste fare tante reliche velocemente, vi consiglio di acquistare, aveste voi delle associazioni al massimo, i pacchetti reliquie, ok? Delle varie associazioni, oppure andare da Teshin in una stazione spaziale, dargli un po' di Steel Essence e comprare i pacchetti reliquie. Sono 25 pacchetti reliquie a settimana a quanto pare, quindi ne vale abbastanza la pena. Voleste invece voi farmarle, come al solito ci sono Olympus per l'Elite, per le Meso, ma per l'Elite vi consiglio più che altro Epit, è molto più veloce come cattura, con un bel Warframe per correre veloce si fanno l'Elite, le Meso più che altro su Olympus, le Neo su Urano, le Axi su Apollo. Sono tutte disturbo perché sono le più veloci per fare relic. Non solo, potete andare anche su Cetus, potete andare su dove sta, su Necralis, su Fortuna, farvi le taglie e dovrebbero uscirvi, in base alla difficoltà della taglia, vi potrebbe uscire una relic come ricompensa, e da lì dovrebbero uscire anche pezzi di le relic di Ildrin, insomma. Per quanto riguarda l'Helmint, ci sono varie opzioni che potremmo prendere in considerazione. Sicuramente il Condemn è un'ottima cosa. Avendo noi tantissima portata, avendo noi, almeno con la build che ho fatto io, il Condemn è una vera bella scelta. Ci dà pure gli scudi, immobilizza i nemici. Ci sta tantissimo. Abbiamo poi l'Elemental Ward di Chroma, che era l'abilità che avevo messo su Ildrin normale, con l'energia blu, con il colore blu, per avere l'elettrico. Questo ci darà più scudi e la gente che ci colpisce subirà effetto elettrico. Questo va bene per mettere magari l'Archon Stretch, che non serve a niente, però ve lo dico,
perché l'Arcon Stretch vi dà energia, ma voi non avete energia. Eravate attenti, vero? Avete sentito il Dream? Il Dream non ha energia, mi raccomando. Comunque, ci sono altre abilità simpatiche? Ci sarebbe quella là per dare gli scudi. Una volta, adesso non ricordo il nome dell'abilità, la troviamo. Anche il Rave è simpatico perché essenzialmente è bastone in mezzo ai nemici con questa abilità. Ci ricarichiamo sia vita che scudi. Quindi è un modo più immediato per, che ne so, abbiamo quel tick di tossina addosso, è più facile premere queste, ma anche vulnerabili. Mentre l'attiviamo, passiamo in mezzo ai nemici e ci curiamo anche, recuperiamo anche gli scudi. Ci sta. Ci sta tantissimo anche il Roar con tutta questa potenza e col fatto che non consumiamo energia ma consumiamo scudi, è molto più facile, abbiamo anche l'abilità per riprenderci gli scudi, è molto più facile utilizzare il Roar e ci dà più danno, banalmente aumentiamo anche il danno delle abilità di Ildrin, quindi della seconda. Non male, non male davvero. Ci sarebbe anche lo Shooting Gallery di Mesa, che è essenzialmente l'abilità definitiva per eccellenza, se avete una marea di portata, perché essenzialmente tutti i nemici nella vostra portata quando attivate la seconda abilità, la seconda di Mesa, ma lo Shooting Gallery, comunque, bloccate le loro armi. Cioè, bloccate le loro... Non vi possono sparare. In un gioco in cui la gente vi spara, dove il 98% dei nemici ha armi da fuoco, fate voi, io un paio di cose qui e lì ve le ho dette. Adesso, fase finale del video, andiamo a giocare in Steel Path con Ildrin Prime. Siamo su Saturno, siamo su Titan, siamo in Steel Path e quello che dobbiamo fare è essenzialmente sempre lo stesso. Terza abilità attiva, lanciamo una 1 appena si apre la porta, lanciamo una 1 giusto per bloccare la 1 e la condemn, il condemn, e poi siamo fermi che esprimiamo la 1, appena si ricarica pillage 1, pillage, non so come altro dirvelo, è solo qui, è tutto qui. Ildrin è tutta qui. Potete fare quello che vi fa, ma lei non cade. Non c'è. Dipende dai nemici che avete di fronte. Ecco, magari contro dei. Intanto fate una 1 per bloccarli e subire meno danni. Potete avere difficoltà se avete di fronte degli infested, perché non avendo armatura da succhiare via, essenzialmente, vi ricaricate molto di meno gli scudi. È problematico affrontare gli infested. Però, raga, cioè, è tutto qui. Eliminiamo Tormenta qua, Tsubaki essenzialmente, Tatsubaki, gli togliamo gli scudi anche a lui, le armature anche a lui, se riusciamo a colpirlo, eccolo là, poi gli speriamo un pochino. Si può bloccare col Comden lui? Sì, quanto siete inutili, poverini. Vabbè, insomma, non sono i danni di Baruch. Non lo so, non prendiamoci in giro. Però raga, cioè, a me diverte tantissimo giocare Ildrin. Non so voi, non so se vi piace, cosa ne pensate, fatemelo sapere nei commenti, tanto il video finisce qui appena elimino Tormenta qua. Voilà, mappa finita, torniamo sull'Orbiter e concludiamo il video. Draghi, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato leggermente diverso rispetto al normale, ma più che altro perché avevo già parlato di Ildrin, non volevo soffermarmi troppo sulle sue abilità. Vi ho fatto giusto vedere un attimino la solita combo 3-2 per far danno e poi si va a fare altro, insomma. Comunque, fatemi sapere se vi piace questo video con, cliccando sul pulsante del like, presumo. Condividetelo con i vostri amici e parenti se vi va, iscrivetevi al canale, non lo avete già fatto, e ditemi nei commenti cosa ne pensate. Io sono Ethereon e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi, ciao draghi, ciao draghi.